Paolo Nardovino in collegamento con noi, Main Trend Analysis. Ben trovato Paolo, grazie come sempre per la disponibilità. Ben trovato Giacomo, un caro saluto ai telespettatori. E allora ti chiedo a caldo, insomma, un parere su questo 5,4% per quanto riguarda l'inflazione, peraltro insomma coincide più o meno con la recente dichiarazione di Bostic, Fed, presidente della Fed di Atlanta, vado a memoria, che ha detto proprio in questo, insomma, in questi giorni, questa settimana, attenzione, in maniera molto diretta, chiara, forse non era mai stata detta da un membro della Fed in maniera così diretta, l'inflazione non è una fiammata passeggera, insomma non è una situazione temporanea. E allora Paolo, a te la parola. Sì, non è temporanea e soprattutto ancora non dà segni di stabilizzazione o di cedimento, perché vediamo di mese in mese, c'era stato il mese scorso una frenata diciamo della crescita, da questo mese abbiamo visto un nuovo, anche se di uno 0,1, ma un nuovo aumento dell'indice dei prezzi, sia su base annuale sia su base mensile abbiamo lo 0,1. Quindi quello che dice il presidente della Fed di Atlanta è confermato dai dati ed è un alert che deve far preoccupare, perché l'atteggiamento del presidente della Federal Reserve negli ultimi mesi è stato a mio avviso eccessivamente accomodante e ha volutamente trascurato i dati sull'inflazione. Ora potremmo trovarci in un periodo in cui le scelte dovranno essere obbligate e quindi lo spazio di manovra diventa inferiore a quello che ha avuto fino adesso il presidente della banca centrale, e molto probabilmente nell'inizio del mese di novembre avremo le date certe per l'inizio del tapering e anche vedremo un atteggiamento un po' più falco sia del presidente che anche degli altri membri del board. Insomma, i vari segnali hawkish che sono arrivati in questo periodo, ma che poi alla fine non hanno trovato grandi rivoluzioni nel mercato, nel senso che l'azionario comunque ha tenuto, potrebbe diventare ancora più hawkish, insomma, perdonate il gioco di parole e la ripetizione. Sui mercati, guardando invece i mercati, attenzione, parentesi, per completare anche il ragionamento di Paolo Nardovino, la variazione del tasso di inflazione negli Stati Uniti su base mensile, eccolo qua, il nuovo dato, più 0,4%, anche in questo caso l'attesa era più 0,3%, quindi a consolidare l'aumento del dato precedente riguardante agosto, e anche qui c'è stato un rialzo appunto dello 0,1% non atteso. Che cosa possiamo a questo punto aspettarci secondo te dal mercato, Paolo? Che, come dicevo, insomma, in questo momento l'Europa è positiva, soprattutto il DAX, un po' più moderato il FTSE MIB, tra poco riapre Wall Street e vediamo anche, insomma, il dollaro che al momento è sotto la parità per quanto riguarda il suo paniere principale, il dollar index, con euro dollaro ancora fermo in area 1,15%, e poi ovviamente c'è anche il rendimento dei tassi di interesse che continua a mantenersi sopra 1,5, anzi oggi siamo arrivati anche a 1,63, così come anche la seduta di ieri. Insomma, in queste ultime due sedute il decennale e il trentennale hanno mostrato ulteriore voglia di ripresa. Paolo. Sì, i mercati stanno vivendo una fase di ritracciamento, anche di consolidamento di tutta la fase rialzista che c'è stata nel 2021. Il mercato europeo appare leggermente più in forza rispetto al mercato americano. Vediamo che i rimbalzi dai minimi sono più consistenti in Europa, e in Europa c'è l'indice italiano che è tra i migliori come forza relativa. Sì. Quindi questo, uno dei motivi è che il nostro indice è bancocentrico e in una prospettiva di futuro rialzo dei tassi il settore bancario si sta riportando alla guida, diciamo, del trend rialzista. Questo è una novità, perché
per la prima volta vediamo una maggiore forza relativa dell'Europa rispetto agli indici americani, soprattutto rispetto all'indice tecnologico, che è quello che appare più penalizzato, nonostante ci siano ancora dei titoli che comunque stanno mantenendo livelli altissimi, come il titolo Tesla, che si è riportato in area dei 800 dollari. Questo è un periodo nel quale, a mio avviso, bisogna fare molta attenzione, soprattutto non utilizzare le size che sono state utilizzate nella prima parte dell'anno, perché potremmo avere la violazione dei supporti che abbiamo testato nelle scorse settimane sullo Standard & Poor's, l'area di 4260, che è il minimo di ottobre. Se dovesse essere violato quel minimo, avremmo un segnale di continuazione importante sul grafico settimanale e probabili nuovi affondi che potrebbero proseguire anche nel mese di novembre. Io mi attendo ancora a una fase di correzione del mercato. Credo che il massimo che abbiamo avuto a settembre avrà una correzione di almeno il 10% sull'indice Standard & Poor's, cosa che ancora non abbiamo visto, e probabilmente questa correzione nel tempo si estenderà anche nelle prime settimane di novembre. Per quanto riguarda l'Europa, ci sono dei settori, appunto il settore bancario, che comunque stanno mantenendo, la liquidità che c'è sul mercato è ancora alta, quindi non possiamo attenderci fasi impulsive di correzione importante come c'è stata nel 2020, perché appunto finché c'è tutta questa liquidità e ancora sono soltanto chiacchiere il tapering, ancora non è stato mosso un dollaro. Anzi, nel mese di settembre la Fed ha immesso sul mercato oltre i 120 miliardi che sono quelli del piano di acquisto, perché a conti fatti ha messo circa 14 miliardi in più, 134 miliardi nel mese di settembre. Quindi la liquidità è ancora, le banche centrali ancora sostengono il mercato. Però abbiamo su alcuni titoli guida dei segnali di allerta, perché ad esempio sul titolo Apple anche oggi avremo un'apertura intorno ai 140. Apple è un titolo che ha fatto un doppio minimo a 137, esattamente 19 punti dal massimo assoluto. Se dovesse bucare il minimo di ottobre, potremmo avere sul titolo Apple anche un'accelerazione verso l'area dei 123-120 dollari, che poi lì sarebbe un ottimo punto di acquisto. Quindi facciamo attenzione, guardiamo i titoli principali del listino, vediamo il comportamento, vediamo che fanno fatica a reggere i valori massimi raggiunti e iniziano a mostrare un po' il fianco ai ribassisti che si stanno accanendo su questi titoli. Quindi facciamo molta attenzione, alcuni settori sono ancora a sconto, ci sono dei settori in America che sono ancora a sconto, ci sono dei titoli particolari su alcuni settori particolari che io sto anche tradando al rialzo, però sono settori molto speculativi e che vanno trattati con size ridotte. Per adesso la fase rialzista è ancora alle spalle e non vedrei a breve diciamo, una ripresa del trend per i nuovi massimi. E intanto è oggi anche la giornata delle trimestrali, insomma, con JP Morgan e BlackRock che danno il via appunto alla stagione degli utili. Abbiamo peraltro su BlackRock che batte le attese, l'informazione su BlackRock che batte le attese, ma non c'entra l'obiettivo di 10.000 miliardi di masse. Il colosso del risparmio gestito ha registrato un aumento dell'utile netto adjusted del 19%, 1,69 miliardi, pari a 10,95 dollari per azione, oltre il consenso FactSet di 9,39 dollari, raccolta totale di 75,3 miliardi rispetto ai 128,7 miliardi del terzo trimestre 2020.
clienti, poi c'è anche JP Morgan, una stagione, quella dei trimestrali, peraltro a proposito insomma di aziende americane, notizie anche di oggi, il possibile taglio alla produzione dell'iPhone 13 per mancanza di chip, con STM che però sul mercato ha reagito, adesso vediamo anche come ripartirà Apple. Dicevo Paolo, la stagione delle trimestrali che di fatto inizia oggi è un altro, diciamo così, market mover che inevitabilmente il mercato e le banche centrali dovranno osservare, anche in virtù insomma di quello che più volte Powell ha ribadito, insomma l'importanza dell'occupazione per eventuali nuove politiche restrittive, politiche monetarie, e insomma su questo fronte potrebbe essere una stagione ancora più, la cui importanza potrebbe essere ancora più forte rispetto ad altre sessioni di trimestrali. Sì, questo solitamente è una stagione molto delicata delle trimestrali, perché è un trimestre in cui le vendite solitamente non sono ai picchi dell'anno. Nonostante ciò, i dati usciti oggi sono comunque superiori alle attese degli analisti. Anche JP Morgan ha avuto ricavi inferiori, però l'EPS è superiore, mentre BlackRock ha battuto le attese. Quindi la stagione sui big inizia col piede giusto, sono tutte positive, ma nonostante questo il problema sarà la guidance per i trimestri successivi, e soprattutto quando vedremo poi le trimestrali dei tech, dei colossi tecnologici, soprattutto di Apple, che come dicevi tu ha già messo le mani avanti, ha dovuto ridurre la produzione degli iPhone 13 per la carenza dei chip. Questo è un fattore che alcuni CEO danno per temporaneo, cioè è un fattore temporaneo, quindi già nel primo trimestre del 2022 dovremmo avere una normalizzazione, però capita nel trimestre prossimo, che è il trimestre delle vendite natalizie, quindi se dovesse avere un calo di vendite rispetto all'anno precedente nel trimestre, che è stato sempre il trimestre migliore in assoluto, cioè, ogni anno ha battuto il record precedente, sì, questo sarebbe un segnale negativo per il mercato. E ripetiamo, i titoli guida sono quelli che poi danno il là ai movimenti grossi del mercato. Se dovesse iniziare a venir meno qualche titolo dei principali FANG, avremo poi un effetto a cascata anche sugli altri settori del mercato, sull'indotto e su altri settori. Quindi è una fase delicata e va comunque tenuto in considerazione anche la stagionalità. Siamo nel mese di ottobre, noi lo aspettavamo, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, aspettavamo tra settembre e ottobre una fase correttiva del mercato, c'è stata, a mio avviso non è ancora sufficiente quello che c'è stato, dovremmo probabilmente limare qualche altro minimo, cioè fare qualche altro minimo un po' più basso, si allunga un po' col tempo, arriveremo alla fine di ottobre o magari le prime settimane di novembre, poi da lì vediamo da dove si assesta il mercato per una ripartenza, però la ripartenza non avrà più il sostegno della banca centrale che ha avuto fino ad oggi, quindi adesso un po' il mercato dovrà muoversi con le proprie gambe, e questo è un fattore di incertezza per tutto l'anno 2022. Intanto, a proposito di dati macroeconomici, tornano a salire le richieste di mutui settimanali, in aumento nella settimana all'8 ottobre 2021, ed eccolo qui il dato, è più 0,2% il volume delle domande. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una salita dello 0,2% dopo il meno 6,9% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dello 0,5%, quello relativo alle nuove domande segna un incremento dell'1,5%. Un'altra notizia importante di oggi è la domanda mondiale di petrolio, che aumenterà di 5,8 milioni di barili al giorno nel 2021. Che cosa cambia rispetto a prima? Che l'OPEC ha rivisto al ribasso questa domanda, insomma, rispetto ai 5,96
di milioni di barili al giorno dalla valutazione del mese precedente. Ecco quello che arriva dall'OPEC attraverso il documento mensile che analizza il trend di mercato e sostanzialmente ha aumentato l'OPEC le previsioni per la domanda 2021 di greggio, OPEC di 100.000 barili al giorno a 27,8 milioni di barili al giorno e di altri 100.000 barili al giorno per il 2022 a 28,8 milioni di barili al giorno. Questo ci permette anche di andare a osservare come si muove il petrolio, che come vedete è tornato nuovamente sotto gli 80 dollari al barile. Siamo a 79,86. Ieri una candela molto doji, se mi è consentita l'espressione, nel senso che ci sono fiammate sia al rialzo, fiammate per modo di dire, delle spike sia al rialzo che al ribasso, e alla fine poi il corpo è centrale ed è molto sottile, come a dire, il mercato non ha ben capito che direzione intraprendere dopo i massimi a 82,15 della seduta di lunedì. E adesso perde lo 0,8%, stessa perdita per quanto riguarda il Brent. Paolo, torno da te, andiamo un po' più a vedere nel dettaglio che qualcosa, insomma, sul mercato, magari dato che Wall Street si avvicina, una view su quello che potrebbe essere sullo Standard & Poor's, sul Nasdaq, e poi magari negli ultimi 5 minuti, se c'è qualche titolo interessante, proviamo a snocciolarlo insieme, qualcuno che stai seguendo con attenzione nella tua operatività. Per Main Trend Analysis, Standard & Poor's e Nasdaq, da dove vogliamo partire? Allora, partiamo dallo Standard & Poor's settimanale. Questo è il grafico settimanale dello Standard & Poor's con gli angoli di Gane dai massimi. Vediamo che siamo tutte le settimane che ci sono state dalla fine di settembre ad oggi, al di sotto, si sono sviluppate tutte al di sotto degli angoli principali dal massimo che è stato fatto all'inizio di settembre, nella prima settimana di settembre. Questo è un prolungamento di una fase correttiva. È molto importante la barra settimanale dell'ultima settimana di settembre, dove c'è stato poi anche a ottobre il minimo. I livelli di questa barra sono 4.472 come massimo e 4.260 come minimo. Adesso il mercato si sta muovendo entro, diciamo, questa barra. L'uscita sia al rialzo che al ribasso darà la direzionalità e darà una direzionalità importante per il mercato. Quindi teniamo a mente questi due livelli. Sono livelli distanziati da oltre 200, 210 punti, 212 punti di range questa barra, però teniamo questi livelli. 4.260 è il minimo fatto a ottobre. La rottura di questo minimo proietterebbe quantomeno un test in area 4.100-4.000. Mentre un recupero poi del livello alto 4.472 farebbe tornare il mercato in forza. Però anche da un punto di vista di stagionalità, il top fatto all'inizio di settembre è un top compatibile con un massimo annuale. Quindi facciamo attenzione, le posizioni long vanno prese anche in considerazione di questo fattore. Per quanto riguarda il Nasdaq, abbiamo una situazione un po' più delicata. Metto un grafico. Allora, eccolo qui. Nasdaq 100 future intanto più 4,5%. Nasdaq 100 future ha avuto anche il Nasdaq 100 un minimo il 4 ottobre, un picco minimo che per adesso ha segnato, diciamo, un'area supportiva, però anche sul Nasdaq 100 osserviamo che i movimenti da settembre in poi sembrano più movimenti fatti come sell on top che come buy on dip. Buy on dip sono stati tutti i movimenti, diciamo, nel mese da marzo fino a settembre, ogni minimo veniva comprato sistematicamente. Invece da settembre abbiamo avuto proprio un'inversione di tendenza. Sul grafico giornaliero si nota bene: ogni top viene venduto e nelle sedute successive si rinnovano minimi più bassi. Quindi anche adesso abbiamo fatto un tentativo con un doppio massimo tra il 7 e 8 ottobre. L'area è dei 15.000 punti, che è anche un'area, un livello numerico importante, una soglia numerica importante. Da lì abbiamo avuto un nuovo
a fondo ribassista fino ai minimi fatti poi ieri sera. Stiamo vedendo nelle ultime due sedute, ora io utilizzo il grafico a barre. Sì. Lo spiego per chi non è avvezzo al grafico a barre: l'apertura della seduta è il trattino che sta a sinistra, la chiusura è il trattino che sta a destra. Nelle ultime tre sedute abbiamo avuto chiusure inferiori all'apertura, ma nei pressi dei minimi. Quindi c'è stato, Eh sì. per tutte e tre le sedute, un tentativo di, seguire la forza dei mercati europei. Che poi viene vanificato alla chiusura ufficiale del cash europeo, iniziano le vendite in America e si chiude sui minimi. Questo vuol dire che la forza che noi vediamo sul mercato adesso è più indotta dall'Europa rispetto all'America. In America si tende a liquidare le posizioni a fine seduta. Questo è un atteggiamento che lo abbiamo già visto nelle scorse settimane, sta proseguendo in questa settimana. A mio avviso è un alert, perché se inizia a venire meno la forza sul mercato guida con il Nasdaq, iniziamo a vedere a fondi. Ora posso far vedere il titolo Apple, se lo trovo, dove l'ho messo, eccolo qui. Questo è il titolo Apple. Per Apple il discorso è analogo, cioè abbiamo avuto un top fatto l'8 settembre a 157,26. E un minimo, tra l'altro, fatto proprio sull'angolo preciso nella 19ª seduta a 19 punti dal massimo, quindi ha quadrato il prezzo con il tempo. Ma la reazione che c'è stata è stata una reazione molto blanda. Oggi siamo nel pre-market a 140, quindi aprirà più o meno a questi livelli. Non escludo, come ho detto prima, la rottura dei minimi e una fase di accelerazione con un test verso la 30ª seduta dal massimo, quindi circa il 20 ottobre, prima della trimestrale. La trimestrale di Apple, se non sbaglio, è il 28 ottobre, e quindi prima della trimestrale io mi aspetto nuovi minimi sul titolo Apple. Naturalmente non vado a ribasso, io ho proprio una politica di non andare a ribasso sul titolo Apple. Preferisco aspettarlo sui supporti e ricomprarlo. Questo è Ok. il titolo, anche perché ho dei trading system tarati sul solo acquisto del titolo Apple che hanno sempre pagato. Quindi aspetterò il test all'area dei supporti. Mi aspetto quantomeno un supporto a 133, ma anche una decina di punti sotto è possibile averlo. Da lì si può iniziare una fase di riaccumulazione. Questo è importante perché Apple è uno dei titoli guida, sia del Nasdaq sia dello Standard & Poor's. Per quanto riguarda invece prima facevi un cenno al petrolio, il petrolio ha violato Sì. stavo vedendo, ha violato i 100, gli 80 dollari, però vediamo tutti gli indicatori di tendenza sono indicatori che ancora danno rialzo. Questa potrebbe anche essere una fase di correzione breve, come sono state queste tre che vediamo evidenziato con il tratto giallo, prima di una nuova ripartenza. Per adesso non ci sono segnali di inversione immediata della tendenza, quindi siamo su un'area importante, l'area degli 80, potrebbe anche consolidare poco al di sotto, tra i 77 e 80, e poi ripartire nelle prossime sedute per tentare nuovi allunghi. Insomma, non ci credi a queste tre candele che effettivamente, lo facevi notare, danno qualche segnale di possibile rallentamento, un rallentamento che potrebbe Rallentamento sì. avvenire, ma che non porterebbe a un'inversione più netta, ecco. Guarda, io utilizzo sul petrolio. Il petrolio è uno degli asset che più funzionano bene con le tecniche di trend following, con gli indicatori di trend e di GAN. Sì. Questi che sto mostrando sono due indicatori, uno è il grafico a 3 giorni, l'altro è il grafico a 2 giorni, e entrambi per adesso hanno dato forte rialzo, perché il segnale buy lo abbiamo avuto nel primo settembre, e dal primo settembre abbiamo avuto solo rialzi, cioè non c'è stato mai un minimo dell'indicatore che è stato violato. Anzi, abbiamo avuto anche l'opportunità di creare una piramide al rialzo. Per adesso il segnale è ancora longo. Quando vedremo un'inversione della tendenza degli indicatori, che non vuol dire che si forma la barra gialla, questa è la direzione dell'indicatore. La tendenza è quando si buca uno dei minimi precedenti, quindi siamo abbastanza lontani,
potremmo parlare di inversioni. Teniamo conto che il petrolio è uno degli asset che, una volta che fa l'inversione della tendenza, la mantiene per lungo periodo. Quindi, una volta che abbiamo avuto un segnale, possiamo mantenerlo per lungo periodo. Questo è uno degli asset preferiti da chi utilizza queste tecniche. Per adesso siamo ancora in una fase di rialzo e di assestamento diciamo dal rialzo. Servono ancora molte sedute per poter dare un segnale di inversione. Seguite Paolo Nardovino su Main Trend Analysis e sui social, su Facebook e non soltanto. Paolo, grazie per essere stato qui con noi. Ci risentiamo presto, buon lavoro. Grazie a voi, un caro saluto a tutti.